L'attuale presidente e CEO di Essilor Luxottica era il vicino di casa di Del Vecchio. Sto parlando di Francesco Milleri, imprenditore umbro classe 1959. Nel 1996 fonda la sua azienda, la MEA. Inizia a lavorare esternamente anche per Luxottica. Ma in realtà Milleri e Del Vecchio si conoscono per la prima volta perché vicini di casa. È stata Nicoletta Zampillo, la moglie di Del Vecchio, a presentarli. Nel 2016 Del Vecchio lo fa entrare in azienda nominandolo amministratore con funzioni vicarie. Milleri è stato fondamentale per la fusione con il gruppo francese Essilor, da cui nasce appunto Essilor Luxottica. Essilor fa le lenti, Luxottica le montature. Quando poi è morto Del Vecchio l'anno scorso, Milleri non solo ha preso le redini del gruppo da 80 miliardi di euro, è diventato anche presidente di Delfin, finanziaria fondata da Del Vecchio che controlla il 32% di Essilor Luxottica, ma anche il 32% dell'immobiliare Ecovivio, il 10% di assicurazioni generale e il 19,2% di Mediobanca.